In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea, dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia, quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala, e pulirà la sua aia, e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.